Eccoci qui anche oggi, un caro saluto a tutti voi amici che ci seguite nel nostro salotto di Como Caffè in diretta a Ciao Como con la partnership di Immagine Più 10.32, come sempre puntualissimi anche oggi, questo lunedì ci siamo. Un caro saluto ancora allora a tutti voi. Visto chi ci ha seguito nella preview, diciamo così, la presentazione, il nostro graditissimo ospite che oggi è venuto qui a festeggiare il suo compleanno. Quanti anni innanzitutto? Buongiorno. Buongiorno Marco. Mario Bargna, ciao Mario. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. 16 anni oggi. 16 anni, benissimo. Magari. Giovanissimo, no, giovane comunque, cantante, cantautore, cantante, come ti dobbiamo definire? Cantautore, cantante? Ma sì, cantautore. Cantautore. Direi, sì. Allora, è questo qui, lo mostriamo a webcam, è L'Atomo e l'Amore, che è il nuovo CD di Mario Bargna, ex Succomarcio, adesso un nuovo progetto, davvero molto importante. Questo CD, lui l'ha presentato venerdì a Cantù, al San Teodoro, quindi direi che siamo assolutamente presentissimi, siamo in tempo reale qui ad averti ospitato a Como Caffè. Ci fa davvero piacere, perché è giusto dare spazio, voce, soprattutto, e adesso vedremo anche i bellissimi video di questo nuovo CD che Mario ha realizzato. Prima del caffè, Mario, dammi un tuo giudizio, che cosa ti aspetti allora da questa nuova esperienza? Perché è come ripartire da zero, giusto? È come ripartire da zero, assolutamente. Io sono da quando ho 15 anni, è stata una passione veramente forte da allora fino ad oggi, e ho praticamente passato un'adolescenza fantastica suonando in una band appunto molto conosciuta qua a Como, sul territorio, Succomarcio. Eh beh, certo, assolutamente, sì. E con loro ho potuto vivere delle esperienze artistiche, umane, mediatiche, veramente anche importanti nel nostro piccolo. Abbiamo pubblicato 4 album e abbiamo collaborato a livello live per diverse tournée con delle agenzie anche veramente molto importanti. C'è un momento, se non sbaglio, davvero tra i più significativi. Lo vuoi ricordare, quell'esperienza davanti a migliaia di persone che avete fatto? Assolutamente. Infatti, diciamo che il coronamento di questo percorso è stato nel 2005, esatto. Sì, nel parco dell'autodromo di Imola. Mi vengono i brividi ancora da raccontarlo. Infatti immagino, perché era veramente una cosa spettacolosa, Mario. Siamo stati chiamati sul main stage dell'Heineken Jamming Festival. Esattamente. Abbiamo aperto a Rem, Garbage e Green Day. Tra l'altro Green Day, una delle band che ci hanno più ispirato in questi anni di musica. E è stata anche lì appunto un'esperienza veramente pazzesca. E dopo purtroppo abbiamo fatto, secondo me, un errore, abbiamo fatto un passo indietro. Al posto di sfornare roba nuova, ci siamo un po' adagiati sul momento, ci siamo goduti il momento perché abbiamo fatto una e quindi da lì purtroppo è scemata un po' la nostra unione come band. Quindi ognuno ha preso la sua strada, il tempo è passato, sono arrivate anche le famiglie, i primi bimbi. Infatti saluto Alessio e Marco, che sono diventati papà da poco. Anche quella è un'esperienza, secondo me, è un'esperienza pazzesca anche quella, senza dubbio, guarda. Dove spero di capire. Te lo auguro assolutamente. Vabbè, allora Mario, questa è la tua prima parte del percorso musicale, comunque è cresciuto a latte e musica, diciamo così, giusto? Assolutamente. che da quando eri piccolino, insomma, hai subito avuto la musica nel sangue. E adesso siamo qui a presentare il tuo nuovo lavoro. Prima però, ovviamente, non sarebbe un Como Caffè senza il caffè del mare. Ah, meno male. 10.36, lo vuoi? Lo gradisci innanzitutto? Sì. Okay. Assolutamente. Perfetto. Allora, in attesa di avere sempre la valletta, diciamo così, Mario, faccio io il valletto, il conduttore, faccio un po' tutto e te lo offro io direttamente. Grazie mille. Il caffè del nostro Como Caffè, il nostro salotto, che tutti i giorni appunto a quest'ora si continua ad animare di grandi personaggi che vengono a trovarci. Poi la cosa bella, sai qual è, Mario? È che chiunque noi andiamo a chiamare, a interpellare, te compreso, ma Desfros, Isulut Humana, tanto per rimanere nel vostro ambito musicale, nessuno si è andato indietro. Questo ci fa piacere, voglio dire, è molto bello. Sì, come ti dicevo prima, siete una realtà veramente importante e nuova per la zona, e quindi auguro anche a voi veramente
un grosso in bocca al lupo. E ti ringraziamo molto di questa cosa, speriamo, ne abbiamo bisogno ovviamente anche noi. E comunque dicevo, tutti i personaggi che noi abbiamo invitato sono sempre venuti qui a trovarci con grande piacere, non solo questo è il campo di oggi di Mario, il campo musicale ovviamente, però abbiamo avuto anche altri settori sicuramente, per esempio cito Andrea Vitali e cito anche Giuseppe Guin, che sono due scrittori decisamente di fama, importanti, e poi anche tantissimi politici, amministratori che sono venuti qui a trovarci, tra cui i sindaci di Como, di Erba e di Cantù. Adesso però Mario, carissimo, prima di andare a vedere i tuoi bellissimi video del nuovo album, gustiamoci il caffè. Grazie mille. Prego, gustiamocelo tranquillamente. Se lo vuoi con lo zucchero, fai tu, insomma, quello che vuoi. Ultimamente, infatti, c'è un brano nel mio nuovo album che si chiama Grazie al cielo, dove faccio questa similitudine di un caffè della vita di oggi, un caffè senza zucchero, bollente, corretto, 10 comandamenti da gustare. Io infatti lo bevo sempre senza zucchero, è non corretto però, liscio, però comunque in effetti è una bella metà. Invece di zucchero purtroppo, visto che la vita è già amara, ne ho bisogno almeno due bustine. Prendi quello che vuoi, prendi quello che vuoi. Tra poco appunto allora, grazie anche alla nostra regia che ci assiste quest'oggi, Matteo Rastelbogino in modo particolare, andremo a vedere anche i video, perché adesso ovviamente la nuova realtà è sì il CD che poi viene passato, e anche a Ciao Como Mario Barnia lo stiamo passando in questi giorni, ma e anche ovviamente video, immagine. Quindi tra poco vedremo i video che Mario ha realizzato, ci spiegherà anche come le ha fatti, perché le hai fatti in un bellissimo in bellissimi posti, tutti ambientati nel nostro territorio, vero Mario? Assolutamente sì. Infatti secondo me la realtà comasca, come parlavamo prima della diretta, merita un po' più di attenzione e dalle istituzioni del posto, che comunque negli ultimi anni purtroppo sembra che stanno un po' soffocando questa realtà, che è molto rigogliosa. Per esempio io ho girato questi tre videoclip, Monsieur Danton, Come un terremoto, Libera e inafferrabile, tratti proprio da questo nuovo album, in collaborazione con un regista molto bravo qui del territorio, si chiama Andrea Bonfanti, lo saluto, lo ringrazio. E questi progetti, logicamente autofinanziati, sono stati tirati in piedi e concretizzati solo grazie alla passione e alla collaborazione importantissima anche col territorio, con alcune persone che dopo, se mi permetti, ringrazierò. No, perché... assolutamente, ricordati di ringraziarle. No, dicevo, questo è molto importante quello che dice Mario, perché è vero che a volte si parla di Como e del territorio, come una città che non fa niente, però quello che dice Mario è vero, che lui la vive la realtà sulla sua pelle, dice qui abbiamo tanta cosa, siamo tanti, anche tanti ragazzi, tanti musicisti, gente che vuole fare, però a volte e non troviamo lo spazio, non troviamo anche i soldi, parliamone Mario, perché il problema vero qual è? È che se tu avessi alle spalle una casa discografica importante, oggi probabilmente magari non eri qui, eri da altre parti. No, sarebbe più volentieri lo stesso. Vabbè, però chiaramente ti avrebbero agevolato, giusto? Assolutamente sì. E invece qui bisogna essere, come hai detto tu, fare un po' in autonomia. Sì, bisogna fare in autonomia, credere nelle proprie risorse, nonostante magari siano poche, viaggiare umilmente per il proprio percorso e poi sperare appunto, come nel mio caso, di trovare delle collaborazioni sincere e importanti, come per esempio quella con l'assessore Cavadini, che è stato qua da voi recentemente. La settimana scorsa è stato anche lui a prendere il caffè. Bevilo il caffè, Mario. E intanto io chiedo allora a Matteo Boggino di aiutarci e andiamo subito a vedere e gustarci Monsieur Danton, il primo videoclip che estraiamo dal nuovo CD di Mario Barnia, L'atomo e l'amore. Monsieur Danton, con il mio circo ho girato il mondo e non mi vergogno a dirlo, il mio miglior amico un elefante, possiedo anche un Luna Park dove ogni notte raggiungo un posto e piango tra le giostre vuote, perché tuttavia mi sento solo inutile. Questa è la mia verità, meravigliosamente, così all'improvviso la mia vita cambiò. Delicato come lei, entrò a farne parte, mi disse che era il mio momento di essere felice. E
fu subito magia, mentre luna e alta marea raccoglievano domani. E la prosa divenne poesia, nitida come Cassiopea, che illuminava le sue mani. D'ora in poi sarà come se fosse l'ultima. Signore e signori, guardate le bestie. Ha viaggiato in tutto il mondo, ha attraversato le sette mari, si è esibito davanti a re e regine, ed è qui stasera solo per voi il grande, inimitabile Monsieur Tango. Je m'appelle Monsieur Danton, con il mio circo ho girato il mondo, a tous les mondes. Bienvenue dans le nouveau monde de Monsieur Danton. Se si è ma verite, questa è la mia verità. Meravigliosamente, così all'improvviso, la mia vita cambiò. Miracolo che lei entrò a farne parte, artisti nella notte. Allora Mario, carissimo Mario, una bellissima prima che ci hai dato, questo Monsieur Danton. Torniamo in studio, lui e Mario Bagna, l'avete visto, l'avete visto in questo bellissimo video qui. Guarda, bravo, bravo, perché devo dire, cattura subito, è un bel video, e tu dicevi giustamente, devo ringraziare perché per esempio la direttrice del sociale, che è Barbara sì. Minghetti, che è una persona squisita, io spero di poterla avere prima o poi, perché l'abbiamo invitata, ma ha tantissimi di quegli impegni da far paura, e ti ha dato una mano, dicevi, giusto? Assolutamente sì, io ho avuto la fortuna di conoscerla grazie a delle manifestazioni in favore di AISM, che venivano fatte in questi anni dalla mia vecchia etichetta discografica, la Poci One di Toto Gatti, che devo ringraziare assolutamente anche lui, che si muove molto bene sul territorio. L'ho conosciuta e quando è stato il momento di chiedergli aiuto e fargli esporgli il mio progetto e fargli capire che comunque era un progetto tirato in piedi con tanta passione e made in Como. Cavolo, ti ha dato proprio il teatro sociale, mi ha concesso il teatro sociale e anche l'abito di Danton. E poi l'abito di Danton, strepitoso, guarda, veramente un gran bel video, direi, che abbiamo ascoltato e visto appunto per presentare L'Atomo e l'Amore. Perché L'Atomo e l'Amore innanzitutto? Non te l'ho chiesto prima, Mario. Guarda, è nato tutto nel 2010. Ho partecipato per la prima volta alle selezioni di Sanremo Giovani e ho fatto all'incirca 10 giorni appunto l'Accademia di Sanremo. Nonostante io non sia riuscito a guadagnarmi un posto su quel palco, che è ambitissimo per un artista, sai benissimo, boicottato fino a qualche anno fa, no Sanremo, adesso tutti che vogliono andare a Sanremo, e ci ho provato anch'io 2 volte. Hai fatto bene, perché non è una cosa umiliante, anzi. Assolutamente, anzi. Mi ricordo che mi sono trovato in una mattina di ottobre sulla carrozza del treno che va da Genova a Ventimiglia. Ti è capitato, penso, sai benissimo. Cioè, io sì, l'ho preso una volta il treno per andare in Liguria. Sì, adesso come dicevo l'altra sera in teatro, sulla nostra sinistra del viaggiatore c'è un bellissimo mare che continua a scorrere. Sulla sinistra c'è il mare e sulla destra invece c'è la montagna, diciamo, esatto. Così. E diciamo che mi sono ritrovato sulla carrozza all'alba di quel giorno, carrozza in silenzio, e io, vedendo questo mare che continuava a scorrere, mi sono fatto tante riflessioni sulla mia vita, su quello che sono stato, su quello che volevo essere, su quello che potevo dare, e mi sono fatto appunto delle domande: che cosa sono io? E da lì è nato L'Atomo e l'Amore. Sì, in realtà cercavo un concetto che non racchiudesse cosa sono un essere umano, non mi bastava. Allora ho cercato di trovare un concetto che esprimesse quello che sono qui, esatto. Proprio, quello che sono qui, cuore, quello che sono qui. E quindi L'Atomo e l'Amore, questo dualismo perfetto tra il concreto e l'astratto. Ecco perché allora è venuto fuori questo Atomo e l'Amore. Ma visto che tu, Mario, oggi sei qui e ci hai già spiegato alcune cose, abbiamo già visto questo primo videoclip, veramente molto bello, ma ne hai fatti altri due. E sì. Allora, presentiamoli, abbiamo anche il regista oggi che è pronto a mandarci in onda, grazie ancora davvero alla nostra regia. Grazie mille. Come un terremoto, se non sbaglio. Come un terremoto, sì. Adesso andiamo a vederlo, che è la prima canzone del nuovo CD. Esatto, giusto? Che apre le danze. Allora, la vediamo un attimo e poi spieghi come l'hai fatta. Vediamo, volentieri. Eccola qua. Un terremoto. Esplodono con me, liberandosi nell'aria. I bei momenti per
poterli respirare ancora. E se tanto mi dà tanto, questo è segno che sono vivo. Dammi uno schiaffo, aria, ti prego violentami ora. Se no 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 no, non voglio più respirarti. Sono fragile, troppo fragile. È una sensazione devastante come un terremoto. Geomagnetica follia, sconvolgimento della natura. Prende fuoco l'atmosfera e bruciano le foglie. Chissà cosa resterà nell'aria. E più ti respiro aria, più ti voglio ancora, 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 ancora. Finché aria ci sarai, sarà relativa la paura. Sto ballando tra i demoni, sto aspettando amore. Devastante come un terremoto, geomagnetica follia. Sconvolgimento della natura, prende fuoco l'atmosfera e bruciano le foglie, chissà cosa resterà. E questo è allora come un terremoto con il nostro amico Mario Bagna. Ma bisogna dire, Mario, che effettivamente adesso il videoclip è il valore aggiunto di questo 2015. Cioè nel 2015 con questi videoclip, insomma, sostanzialmente, ecco, tra l'altro bellissimi, perché anche questo abbiamo visto curato nei dettagli in maniera impeccabile. Complimenti, complimenti a te. Ringrazio. E a chi ha seguito questo tuo progetto. Immagino di fondo c'è, come hai detto, passione, sì, però anche amici, sì. Entusiasmo sicuramente, e anche poi comunque produzione propria, giusto? Esatto, tra l'altro poi questo video... Dove l'hai girato questo video? Ecco, partendo da questo concetto un po' scuro, perché questo brano, come un terremoto, è dedicato a una vicenda che ha vissuto un grande fan della mia band, di Succo Marcio, diventato poi un caro amico che ha tentato di togliersi la vita in un momento di debolezza. Quindi io ho cercato di raccontare appunto quando ti accade qualcosa di improvviso nella vita che dà uno scossone. È uno scossone, esatto, bravo, è proprio così, appunto. Da uno, sì, dopo questo buio c'è un'esplosione che purtroppo adesso non abbiamo visto. Ci sono delle immagini girate anche al Broletto a Como e sul Lungolago. Devo ringraziare appunto anche Cavadini perché mi ha dato l'input. Esatto. Sì. E poi nel finale l'esplosione e la liberazione di questo percorso, che abbiamo girato con un drone, bellissima immagine, sull'Alpe del Vicere, dove hai detto che tu sei stato. Io sì, sono stato. passerato in montagna. Ma ci abito anche vicino, per cui siamo andati proprio poche settimane fa, siamo un gruppo di amici, a fare una bellissima passeggiata al Vicere, pienissima. Anzi, il giorno di Pasquetta, ricordo, il giorno di Pasquetta era una cosa devastante all'Alpe del Vicere. Permettimi, scusami, no? Appunto, di ringraziare la Protezione Civile di Albavilla, ovvio, mi dicevi, quindi l'assessore Cavadini, che ti ha dato la disposizione del comune. No, giustamente, è bello ringraziare queste cose. Allora, non l'abbiamo visto tutto perché il tempo purtroppo a disposizione è quello che è. Andate su YouTube e andate a vedere Come un terremoto, questo bellissimo video che parla anche di Como, ovviamente, con le bellissime immagini di Mario Bagna. Monsieur Danton è stato fatto al Sociale, quindi, come abbiamo visto prima, in un ambiente veramente, secondo me, fantastico. E poi nel bellissimo e trascuratissimo teatrino di Villa Olmo, dove non so se sei mai stato, ma l'ho magico. Visto. Ecco, quel teatrino lì, anni fa, veniva usato anche per fare i matrimoni. Ah. Poi, non so per quale motivo, non è stato più usato ed è caduto un po' in disgrazia. Peccato davvero, perché, come hai detto tu, è splendido, magico, sì. è magico. Allora, caro Mario, io direi che prima di andare a chiudere, approfittiamo per vedere ancora un altro videoclip. Ne hai fatti tre, sì. Io li vorrei vedere tutti e tre perché sono veramente splendidi e credo che forse meglio di qualsiasi altra nostra parola possono anche dare il significato, il valore del lavoro di Mario e della sua band, ovviamente. Ti chiedo giusto un secondo per ricordare a chiunque fosse appassionato al mio mondo che oggi, 13 aprile, appunto, giorno del mio compleanno. Oggi esce sul web, distribuito da Artist First in collaborazione con Artistica di Marco Zisca. Questo disco, appunto, lo troverete anche su iTunes e i migliori portali digitali, ecco, da su oggi. iTunes, esatto, e da oggi c'è anche appunto L'Atomo e l'Amore. Molto esatto. Bene, perfetto. Hai fatto bene a ricordarlo. Sembra tutto fatto apposta. Oggi sei venuto a trovarci il giorno del tuo compleanno. Esatto. Il giorno in cui c'è il CD pronto. Beh, ovviamente non potevamo farlo prima. Abbiamo fatto tutto a tempo. Vi ringrazio debito, molto di ma cuore. Ma ci mancherebbe. Davvero. Adesso presentiamo di questo nuovo album. Allora, vi faccio vedere il video di Libera Inafferrabili, che è un brano che ho inserito nel disco
con un sound punk rock, e lo dedico ai 20 anni di appena festeggiati di ciò di quel che di meraviglioso abbiamo vissuto in questi anni con il Succomarcio. E spero che veramente tante realtà, tanti giovani oggi abbiano la fortuna che ho avuto io di vivere un'adolescenza veramente al di sopra delle righe. Perfetto, allora Libera e Inafferrabile è il videoclip, il terzo che vi mostriamo, di Mario Barnia. Eccolo qui, vediamo. E finalmente mi confidi che hai deciso che da oggi la tua vita cambierà. Ti ho vista in bilico tra amore, morte e vita, ma ora vedo che ci credi, che lo vuoi, e so che niente più e nessuno al mondo ti impedirà di sentirti libera e inafferrabile, senza rimpianto, forte come un gigante. Fai bene a volerti bene, prima di tutto sei da ammirare, per questo sarai d'esempio per chi non sa volersi bene e si confonde con ingenua abilità, e lo sarai sempre più, sarai sempre più tu l'artefice di tutto quel che ti accadrà, e so che niente più e nessuno al mondo ti impedirà di sentirti libera e inafferrabile, senza rimpianto, forte come un gigante. Fai bene a volerti bene, prima di tutto sei da ammirare, per questo ora che libera sei, sei, sì lo sei, chiuso la porta, so che indietro non ci ritornerai mai. Allora, Libera e Inafferrabile, Mario Barnia, va detto, questo è il terzo videoclip. Torniamo in studio qui a Como Caffè oggi, grande ospite, grande cantautore che è venuto a trovarci questa mattina. Senti, allora, vedendo questi video devo dire che sicuramente non ti manca la fantasia, ma non ti mancano neanche le belle ragazze. Ti sei contornato, giusto Mario? Sì, qui è il regista che mi aiuta a scegliere un po'. Vabbè, e questo video allora è fatto nel Comasco, tutto sì. Comasco questo video. Io infatti ci tengo a, anche quando mi capitava quel succo di girare l'Italia, cercando sempre di portare, come fa Davide in Salute Umana, la bandiera di Como sempre ben sventolante. E devo ringraziare il comune di Alzate Brianza, il sindaco Gerbesi e l'assessore al territorio che mi hanno permesso appunto di girare queste immagini chiudendo il bosco di Alzate Brianza, esatto, dove andavo da piccolo a divertirmi con i miei amici nel laghetto delle streghe da parte dell'aeroporto di Verzago, vicino Verzago, esatto, è brava, esatto. Ma scusami, e come ha fatto a camminare a piedi scalzi la ragazza nel bosco? Dove chiederò a lei. è stata veramente geniale. Va bene, questo il terzo videoclip allora di Mario Barnia, ve lo ricordiamo ancora da oggi, iTunes se volete, ovviamente Ciao Como anche, perché Lorenzo Canali già ha iniziato a programmarlo, L'Atomo e l'Amore. Permettimi di ringraziarlo di cuore Lorenzo, perché mi ha sempre sostenuto da quando sono qui succo fino ad oggi. E sì, sì, mi ha parlato molto bene di te. Lo ringrazio veramente, perché anche con Ciao Como mi ha veramente sempre seguito. Grazie di cuore Lorenzo. Bene, allora Mario, senti, abbiamo mostrato una parte di quello che è il progetto di Mario Barnia. Chiaramente, se volete saperne di più, ripeto, c'è il CD proprio in distribuzione da quest'oggi. Siamo quasi al termine, chiaro che si possono e si devono dire tante altre cose. Certo. La cosa migliore, direi, che abbiamo visto cantare e sai veramente farlo bene, e lo hai fatto anche con un progetto che merita comunque davvero il supporto importante nostro e chiaramente speriamo anche dei Comaschi. Grazie. Gli obiettivi del 2015 adesso, Mario. Il CD è uscito, il più è fatto, la presentazione l'hai fatta, sei venuto qui a Como Caffè. Adesso che cosa ti aspetti? Allora,
mi aspetto di riuscire a valorizzare il meglio possibile questo progetto, appunto per i sacrifici fatti in precedenza. Serate, tournai, avete programmato? Sì, allora per ora mi sono concentrato sulla presentazione e appunto le energie per concretizzare tutto da solo, album e uscita. Io spero e mi aspetto, come tanti che, comaschi che mettono le energie nel proprio progetto, che ci sia un po' di spazio in città, perché bisogna partire veramente dalle realtà più prossime a noi. Io spero di potermi esibire, che ne so, magari al Teatro Sociale, grazie a Barbara, in qualche manifestazione, oppure che qualche comasco che ci sta seguendo oggi mi riveda per caso in Piazza Cavour. Cioè, spero che sul territorio ci sia spazio. Nell'estate 2015 per la musica. Ti aspetti appunto di poter presentare il tuo progetto, la tua musica live. Con l'energia live, soprattutto live, perché sì. Devo dire che vedendoti nel videoclip credo che di energia ce n'è a sufficienza, quindi ecco, ti auguro davvero allora un 2015 di soddisfazione. Mi aspetto un altro incontro a Como Caffè in futuro. Ma assolutamente, facciamo passare l'estate e appena ci sarà l'occasione, passata l'estate, ti riospiteremo davvero con grande piacere. E credo che abbiamo detto buona parte di questo ragazzo, ripeto, molto giovane, come tanti, perché è chiaro, oggi è capitato Mario, noi lo diciamo, se c'è qualcun altro che ci vuole seguire, che vuole venire qui a presentare il salotto di Ciao Como e di Immagine Più, è aperto a tutti, non c'è stato mai nessuna preclusione. No, lo dico perché è come te Mario, giustamente, e chiudiamo così, facciamo questa riflessione. Credo ci siano anche tanti altri ragazzi volonterosi che meritano, che forse non hanno avuto magari la fortuna, come in questo caso, di comunque presentare un progetto davanti a un pubblico importante. E no? Non solo nella musica. E non solo, esattamente. Sì, esatto, bravo, hai ragione, perché c'è la musica, ma ci sono anche altre arti che poi meritano di essere comunque approfondite. Va bene, allora, noi ci fermiamo qui per oggi con il nostro Como Caffè. Continuate a seguirci perché ci saranno altri incontri importanti. Vi ricordo ancora l'atomo e l'amore, eccolo qui, raddoppiamolo oggi, da oggi su YouTube, su, per sostenere l'amico Mario Bargna che oggi è venuto a trovarci. Auguri doppi perché è anche il suo compleanno. Grazie mille, grazie Como Caffè di cuore a tutto il vostro staff, grazie mille. Ci mancherebbe altro, doveroso, un caro saluto a tutti voi, buona mattinata e al prossimo Como Caffè. Ciao a tutti.